Con Angelo Lombardi, uno dei migliori in assoluto in questo incontro, oltretutto bellissima la rete del 2-0. Io personalmente ho rivisto il Lombardi vecchia maniera dell'anno della promozione della Serie C. È cambiato qualcosa per te con l'esonero di Favarin? No, sono scusa, mi ridono da dietro. Comunque sono contento per la squadra prima di tutto, perché era una vittoria che volevamo fortemente, veniamo da un periodo non bello. Io sono contento della prestazione mia personale, ho fatto comunque, abbiamo cambiato qualcosa, il mister mi ha messo trequartista e mi sono sentito sicuramente molto a mio agio e sono contentissimo per il gol, ma soprattutto, ripeto, per una vittoria che serviva tantissimo, perché oggi abbiamo visto veramente sotto tutti i punti di vista una squadra veramente, un gruppo vero che lottava, che giocava quando si poteva giocare, che buttava la palla quando bisognava buttare la palla e quindi veramente una prestazione bellissima. Dove è stata vinta questa partita? Nella testa sicuramente, secondo me ci siamo guardati tutti quanti in faccia, abbiamo detto che il fondo è stato toccato, quindi dovevamo dare una svolta assolutamente di testa e c'è stata una grossa reazione di squadra. In passato ogni volta che è stata alzata l'asticella c'è stata poi una delusione. E questo Follonica Gavorrano cosa deve fare? Deve pensare partita per partita o guardare a un obiettivo ancora più lontano? Secondo me dobbiamo affrontare ogni partita da qui alla fine come quella di oggi. Se affrontiamo ogni partita da qui alla fine come quella di oggi possiamo ancora levarci grosse soddisfazioni, secondo me, perché ancora non è detto nulla. Quindi l'obiettivo è quello, andare in campo e fare quello che abbiamo fatto oggi, né più né meno. Io mi auguro, lo dico per te ma anche per il Follonica Gavorrano, di poterti rivedere ai livelli di oggi da qui alla fine, perché il Follonica Gavorrano ha bisogno dei Lombardi che conosciamo. Certo, io spero di dare il mio contributo, cerco di dare sempre il massimo, qualsiasi cosa mi chiedano di fare in campo, qualsiasi ruolo, in qualsiasi situazione, io cerco sempre di dare il meglio di me stesso. Purtroppo nel calcio sappiamo ci sono momenti positivi, momenti negativi, però io spero di continuare come oggi e di dare tutto per questa squadra e per cercare di raggiungere un grande obiettivo anche quest'anno. Grazie mille. Grazie a voi.